Buonasera. Io penso che la passione, il calore che hanno espresso chi mi ha preceduto nel spiegare le ragioni per le quali ci si candida ad amministrare per i prossimi 5 anni il comune di Rignano è la logica conseguenza di quanto sta accadendo nel paese Italia. Rignano fa parte dell'Italia. Cioè, a me non scandalizza il fatto che oggi anche a Rignano persone che hanno storie politiche differenti si mettono insieme per tentare di affrontare i drammatici problemi dei comuni, dei municipi e soprattutto delle piccole comunità, dei piccoli comuni che negli ultimi anni dai governi nazionali sono stati sempre più messi ai margini e i trasferimenti delle risorse finanziarie ogni anno diminuiscono e quindi i comuni si trovano ad avere poche risorse per poter dare le risposte alle proprie comunità. Quindi l'idea di dire o di ascoltare un verbo, il tradimento rispetto a che cosa? Rispetto a quale matrimonio? Rispetto a quale documento sottoscritto? Se di tradimento si dovrebbe parlare oggi, l'unico tradimento vero che noi stiamo assistendo in Italia è che teniamo un governo fatto di professori che è sostenuto da parlamentari che si sono candidati con contrapposti 4 anni fa e che oggi insieme mantengono questo governo di professori che sta facendo atti, norme, leggi nel Parlamento italiano sostenute da parlamentari, da sigle che vanno dal PD, dalle forze di centro al PDE. Quindi avremmo mai immaginato 4 anni fa che gli italiani hanno votato, chi ha votato il PDL, chi ha votato l'UDC, chi ha votato il PD, chi ha votato la Lega, all'improvviso all'interno del paese, del Parlamento italiano, noi troviamo oggi un'alleanza strana. Quello forse è un vero tradimento, perché si sono traditi gli elettori in corso d'opera, fanno maggioranze diverse. Si può dire ma è per ragioni di Stato, perché il paese è nel baratro, per salvare il paese. Forse sì, ma quali sono gli atti che questo governo sta producendo in questi giorni? Parliamo di un tema. Voi sapete che la casa per gli italiani, per la maggioranza degli italiani, è un obiettivo importante da raggiungere, prima degli altri. Molti italiani, e quindi molti come voi di Rignano, hanno faticato una vita, hanno fatto sacrifici per comprarsi la casa, per non avere la paura, la preoccupazione di non avere il luogo senza avere la legge, dice, ma tu stai in affitto, devi lasciare la casa, ma tu non puoi pagare il fitto, devi andare in mezzo alla strada. Quindi sono fatti anche i debiti per comprarsi la casa, hanno si sono fatti i sacrifici. E quindi è il sogno di tutti gli italiani, quello di poter avere una propria casa, perché dentro le mura di casa, diciamo, c'è poi la certezza della difesa della famiglia, del proprio nucleo familiare. Oggi lo Stato come riconosce a tutti quei cittadini che hanno fatto i sacrifici e stanno facendo i sacrifici? E che nella maggior parte dei casi quelle case sono ancora gravate da mutui, quindi devono pagare le rate mutuo alle banche, diciamo che i proprietari sono ancora le banche. Oggi come si risponde? Invece di essere premiati questi cittadini vengono tartassati ulteriori tasse sulla casa, come se oggi aver raggiunto l'obiettivo della casa sta diventando una disgrazia, oggi c'è la casa è una disgrazia. Allora qual è il tradimento? Questo che sta avvenendo nel paese Italia è che ai sacrifici non c'è oggi una ripresa, perché uno può anche accettare di fare i sacrifici sapendo che una parte di quei sacrifici vengono reinvestiti per mettere in moto l'economia e per dare una risposta ai nostri figli.
che oggi il problema del lavoro è diventato drammatico. Senza del lavoro come possono i nostri ragazzi pensare di costruirsi un futuro, di sognare? Oggi questo ancora non c'è e probabilmente davanti a noi ci sono ancora tempi difficili fatti ancora di aumenti di tasse, di aumenti del costo della vita, dove gli anziani, il pensionato sociale diventa drammatica la condizione quotidiana, come lo è per milioni di italiani. E qual è la risposta della politica, dei partiti nazionali, che si chiedono i sacrifici al popolo italiano, dove un popolo che oggi è messo alla fame? Perché di questo oggi dobbiamo parlare. Qual è la risposta dei partiti? Chiedono i sacrifici al popolo, e quali sono i sacrifici dei partiti? Si continua a palpettare sulla riforma elettorale. I parlamentari con questa legge elettorale che vengono nominati dal capo, indicati dal sottocapo, e non scelti dalle comunità, dei cittadini, per cui un parlamentare eletto direttamente dai cittadini il giorno dopo deve dar conto di quello che fa, deve continuare ad avere il rapporto con i cittadini se vuole essere rieletto. Ma una legge elettorale che si è nominata e che nonostante tutti prendono le distanze da questa legge, fino a oggi non c'è la modifica della legge elettorale, non c'è la riduzione dei parlamentari, non c'è il taglio di tanti enti inutili che pesano sul debito pubblico. Senza parlare di come viene utilizzato il rimborso elettorale, io sono rabbrividito da quello che stiamo leggendo e ascoltando sulla stampa e nei telegiornali in questi ultimi periodi, dove i soldi di tutti i cittadini che hanno sostenuto ognuno la propria lista, la propria bandiera, quei soldi invece di essere utilizzati per il rimborso elettorale, per il sostegno alle sezioni, ai civici, per pagare i tributi, c'è chi invece lo utilizza per fare che cosa? Per comprarsi i lingotti, i diamanti, le vacanze non so in quale parte del mondo. Qualche parlamentare, un ex ministro si ritrova una casa di fronte al Colosseo e non so chi gliela ha comprata, non sa chi gliela ha comprata. Oppure chi si fa il lavoro a casa non sa qual è l'impresa e chi l'ha pagata. Ma di questo dobbiamo parlare oggi. Ecco perché oggi non c'è da scandalizzarsi se nel turno elettorale del 6 e del 7 di maggio, dove sono chiamati a rinnovare i consigli comunali, più di 1000 comuni in Italia, la presentazione di centinaia di liste civiche sono la risposta che danno i cittadini al malcostume della classe dirigente nazionale, dei romani, di chi va a Roma. Oggi noi dobbiamo, con il voto del 6 al 7 maggio, è anche una risposta per cambiare pagina, per fare in modo che ci sia veramente un grande cambiamento e rinnovamento. E questo passa anche attraverso Vignano. Vignano, come dire, contribuirà a dare anche questi messaggi al paese, perché certo la politica, i partiti, se sono gestiti bene, sono il luogo della democrazia, il luogo dell'incontro, dei bisogni, e i partiti, per come oggi la Costituzione lo ha previsto, che sono delle libere associazioni, devono essere portatori di interessi generali. Invece oggi purtroppo il degrado ha fatto in modo che il governo di questi partiti è nelle mani di poche persone che sono portatori dei propri interessi personali e familiari. E noi ci dobbiamo, io mi ripeto, noi l'abbiamo fatto già da qualche anno in provincia di Foggia e abbiamo dato vita a un movimento politico locale che si chiama Socialismo d'Arte, perché noi crediamo in quella cultura di solidarietà, di guardare agli ultimi, del mondo del lavoro, e quindi ci riconosciamo nel movimento del socialismo europeo, ma non ci riconosciamo da anni nei dirigenti nazionali di quel partito così come degli altri. Ed ecco perché noi siamo a sostenere le aggregazioni in questa competizione delle comunali, così come i miei compagni
quindi Luigi Di Claudio, che in questi 5 anni ha tentato e ha dato tutto quello che poteva fare l'assessore della Repubblica o all'urbanistica per tentare di portare risorse per fare in modo che i progetti potessero avere il finanziamento, cosa che è accaduto e cosa che vedrete quando inizieranno altre opere. Certo, quello che diceva Piccirini è incredibile come in 6 anni fa, questi ultimi 6 anni, come Regione Puglia abbiamo messo a disposizione dell'amministrazione provinciale più di 120 milioni di euro per rifare le strade provinciali, abbiamo messo a disposizione decine di milioni per fare gli interventi dei dissesti idrogeologici, abbiamo messo a disposizione risorse per fare interventi idraulici. Ma è mai possibile che c'è una lentezza nella realizzazione degli interventi? Una delle strade, diciamo, strategiche per far incontrare i comuni, per incentivare lo sviluppo, il turismo, era la strada della Fede Gargano, che da San Severo a Picena, quella che passa qua sotto per arrivare a Manfredonia. Beh, e siamo ancora dopo 6 anni a vedere ancora pezzi di appalto in quella strada, o i ponti, i soldi che sono stati dati all'amministrazione provinciale per fare rifare i ponti, per eliminare quello che spesso accadeva, cioè che si resteva isolato quando c'era l'esondazione del candelabro che si portava via i ponti, quelli che c'erano prima. E beh, i soldi sono stati messi a disposizione. Però ci sono i ritardi, giustamente, voglio dire, come si fa a pensare di fare turismo quando poi le strade per arrivare diventano tortuose e difficili, a parte la pericolosità che spesso hanno messo in gioco la vita delle persone. Questo è il lavoro che va fatto. Ed io ovviamente sono qui a testimoniare con la mia presenza nei confronti di Angelo Resta, che è il nostro candidato sindaco, insieme agli altri candidati consiglieri, per poter, ecco, essere vicino ad un lavoro che non sarà fatto, perché questa crisi economico-finanziaria metterà in grande difficoltà gli amministratori locali. Che cosa hanno fatto i parlamentari per risparmiare? Hanno ridotto le rappresentanze dei comuni, che è il luogo di incontro di una comunità che costa niente, perché il rimborso, le spese dei consiglieri e degli assessori sono così residui, esigui. La staglia, si chiudono le rappresentanze comunali, cioè il prossimo consiglio comunale sarà fatto dal sindaco e 6 consiglieri, cioè una cosa quasi di quella riunione, si faranno nelle famiglie. Ma mi sembra giusto, questa è la risposta dei parlamentari, del Parlamento italiano. Forse non è arrivato il momento che attraverso le elezioni comunali si dia anche un segnale forte ai parlamentari, che forse è arrivato il momento che tutti se ne vadano a casa. Io mi sono messo in discussione, noi ci siamo messi in discussione come socialismo d'arte e non abbiamo, come dire, non c'è nessuno scandalo. Se qui arriviamo, come dire, storie diverse di uomini e di donne, di culture diverse si sono messe insieme per portare avanti, come dire, le problematiche di questa comunità. Io purtroppo per il tempo scaduto devo limitarmi, avrei voluto dire tante altre cose, ma è giusto, perché vedo che è una competizione amministrativa e che c'è un grande valore in questa competizione, che io dia quel poco di tempo che resta ancora al mio caro amico, perché qua sono amici e compagni. Io ringrazio anche le parole di Donato, che ci conosciamo molto da una vita, ma con Angelo, con Piccirini, con Luigi, con tanti di voi, perché siamo sempre sul campo al servizio delle comunità e della comunità. Io nel mio ruolo di assessore provinciale qualche anno fa non ho mai guardato le bandiere sui municipi, se erano della mia appartenenza politica o erano avversari. Io ho dovuto lavorare perché è il mio dovere istituzionale essere vicino ai problemi di tutti i cittadini della provincia di Foggia. Questo è l'impegno che ci deve contraddistinguere, questo deve essere il modo nuovo di stare ad amministrare.
Questo deve essere, e io sicuramente so che questo sarà, perché conosco anche il temperamento, l'umiltà di altro nel porsi con grande umiltà nei confronti di tutti. Non è uno che ha l'odio, poi deve vendicarsi, e poi ci sono i soldi due del paese, non il paese, sono tutte persone che continuano a decidere, che sì, delle comunità stanno sempre a tramare, perché, ma sono sempre loro, è arrivato il momento che anche questi vadano in pensione. Io vi invito a sostenere la lista di Angelo.